Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo episodio di questa mia nuova rubrica, Dipingere come. Oggi proverò a fare un dipinto ispirandomi alla tecnica impressionista di Monet, quindi vi lascio a Dipingere come Monet. Come prima cosa, per provare a riprodurre questo stile pittorico, non dobbiamo partire da uno sfondo bianco, ma dobbiamo fare una leggera campitura di colore. Un'altra cosa fondamentale è quella di cogliere l'impressione, non facendo un disegno preparatorio dettagliato, ma iniziando a dipingere direttamente sul foglio, attraverso pennellate vibranti fatte velocemente. È fondamentale non definire i contorni degli oggetti con delle linee, ma creare delle macchie che si intersecano l'una nell'altra. Il nero e il grigio non vengono più usati e le ombre vengono fatte con colori come il viola o il blu scuro. L'impressionismo nasce in Francia nel 1860 e i primi anni del Novecento, ed è una corrente artistica innovativa che rompe drasticamente le regole fisse della tradizione accademica. Il nome stesso, inizialmente definito come dispregiativo dai critici dell'arte, viene attribuito proprio grazie al titolo di un'opera di Monet, Impressione Sole Nascente. Le sue opere per i critici del tempo erano definite scandalose perché le giudicavano come solo una serie di macchie di colori e degli schizzi non terminati. Monet abbandona l'esecuzione in atelier per dipingere en plein air, cioè all'aria aperta. Nel mio caso, per problemi pratici nel filmare all'aperto, sto dipingendo usando come riferimento una fotografia che ho scattato. Dipingere all'aria aperta comportava che i suoi quadri dovevano essere eseguiti molto velocemente, con pennellate rapide, per riuscire a cogliere l'immediatezza della luce e dei colori che percepiva. Amava ritrarre la dolce vita della borghesia dei primi anni del Novecento, insieme a paesaggi e natura, e non gli interessava dipingere quadri di storia o di religione tipici degli artisti del suo tempo. Il fatto che gli impressionisti dipingessero all'aria aperta avviò l'industria del colore, che produsse i primi tubetti confezionati che tuttora noi compriamo. Così che i pittori non dovevano più preparare da sé i colori con i pigmenti in polvere, ma potevano acquistarli già pronti. Anche il formato stesso delle opere cambiò. Infatti, gli artisti classici dipingevano dipinti molto grandi per riempire le pareti dei palazzi. Gli impressionisti invece dipinsero su tele più piccole per poterle trasportare più facilmente. Un altro aspetto innovativo di Monet era l'attenzione e lo studio sulla luce. Per capire cosa intendeva, basta guardare lo stesso soggetto in ore diverse del giorno. Per esempio, una facciata di una casa al tramonto ci apparirà più rosata rispetto alla stessa facciata vista al mattino. Infatti Monet realizza diverse opere in serie dello stesso soggetto, ma in orari e temperature diverse, proprio per cogliere la mutevolezza dell'attimo. Una curiosità degli impressionisti è che quando dipingevano portavano con sé uno straccio bianco, che posizionavano in punti specifici per capire il colore che la luce rifletteva, per poi riprodurre la sfumatura nelle loro opere. Grazie a Monet prende vita la pittura soggettiva, dove gli artisti iniziano a mettere del proprio nelle loro opere insieme alle loro sensazioni e ai loro sentimenti. Questo è un fatto completamente nuovo rispetto alla pittura classica, dove non c'era spazio per l'emotività dell'artista. Questo è il mio dipinto finito ispirandomi alla tecnica di Monet. Spero che questo secondo episodio di questa rubrica vi sia piaciuto e se è stato così non vi dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al mio canale per supportarmi qui su YouTube.
Un abbraccio e noi ci vediamo settimana prossima con un video tutto nuovo.